L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità, diceva Pablo Picasso, e quando l'arte abita i luoghi e ne diventa carattere identitario va salvaguardata e custodita. Ecco perché il Comune e il Tribunale di Pescara hanno deciso di avviare una raccolta fondi per restaurare la fontana di Ettore Spalletti, tra i nomi illustri dell'arte contemporanea, l'opera dell'artista nato a Cappelle sul Tavo ma vissuto a Spoltore, dove è morto nel 2019, si trova nell'ampio piazzale esterno antistante l'ingresso del Palazzo di Giustizia, nella posizione voluta da Spalletti, ma in stato di abbandono e di degrado dal 2018, da quando è stata chiusa, e l'area, sottoposta a tutela dalla soprintendenza, è stata transennata. Il Comune e il Tribunale hanno chiamato a raccolta diversi imprenditori per poter concretizzare il progetto che, grazie alla sinergia con il Ministero della Giustizia e con il Provveditorato per le Opere Pubbliche, consentirà di riqualificare sia il piazzale che la fontana entro il 2021. I lavori di rifacimento della pavimentazione dovrebbero iniziare entro fine giugno e a seguire partirà il restauro della fontana realizzata nel 2004, dopo il concorso bandito l'anno precedente che ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale. La notizia è stata confermata durante un incontro nel corso del quale abbiamo ascoltato il sindaco Carlo Masci, il presidente del Tribunale Angelo Mariano Bozza e la presidente della Fondazione Ettore Spalletti e vedova dell'artista Patrizia Leonelli Spalletti. Vogliamo che questa operazione sia un'operazione della città, non soltanto un'operazione pubblica, quindi coinvolgiamo imprenditori affinché partecipino a questo restauro, sapendo già che una somma ce l'abbiamo a disposizione e occorre un'altra somma per raggiungere l'obiettivo di 350.000 euro che è la somma necessaria per l'intera riqualificazione. E tante altre opere, ma questa in particolare è piaciuta sempre moltissimo. Vederla in questo stato veramente fa soffrire. E quindi noi contiamo, possibilmente ormai in tempi brevi, visto che sono diversi anni che io ci vado appresso a questo tentativo di recupero, di arrivarci entro l'anno. Ettore Spalletti sarebbe molto felice di sapere che la città desidera ancora avere questa sua opera, di una città che ha sempre amato tantissimo e dalla quale non ha mai voluto andarsene.